1638 paganti per 21 milioni di incasso e qualche sprazzo di gioco. Lo crea l'Atalanta che senza Caniggia, Perrone e un paio d'altri quasi titolari punta sul regista Nicolini e Pasciullo. Il Bari invece traccheggia e privo di Maiellaro e Colombo dà sempre l'impressione di voler limitare i danni. L'1-0 nasce al 18° del primo tempo, così, pasticcio sul terreno bagnato della coppia Maccoppi-Brambati, ad approfittarne il primavera Filippo Maniero, 18 anni, che fulmina Biato. Quindi sul cross di Bonacina il crepuscolare Vairci prova di testa e l'Atalanta insiste, ma l'arbitro Mestrino Scaramuzza annulla questo gol proprio del centravanti brasiliano che si appoggia di cara. Il Bari è lungo e non appoggia le due punte, João Paulo ignora Soda e la conclusione di Brambati alta. Nella ripresa Salvemini schiera il rumeno Radu Cioiu al posto di Soda, ma sono ancora i bergamaschi a rendersi pericolosi con De Patre. Quindi Maniero di testa a impegnare severamente Biato dopo il centro di Nicolini. Al 16° i biancorossi si svegliano dal loro torpore con questa punizione di João Paulo. E al 27° falliscono l'unica occasione dell'incontro, lancio di Laureri, velo di Carrera e tocco prevedibile di Radu Cioiu con respinte di Pinato.